ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati amici di ANG Radio Agropoli Generation, grande puntata, grande ospite con noi oggi, Laura Ferrara, del Movimento 5 Stelle, europarlamentare dal 2014. Grazie Laura per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno e grazie a voi per l'invito. Bene, facciamo un piccolo riassunto su quello che sono le tue attività ad oggi. E poi iniziamo subito belli carichi con le domande. Ne approfitto subito per salutare i miei colleghi e amici di Avventura per questa giornata. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, Laura Ferrara, buongiorno. Europarlamentare dal 2014, membro della Commissione per la Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni, membro della Commissione Speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici dell'Unione Europea, inclusa la disinformazione, e membro della delegazione all'Assemblea Parlamentare Pari Etica ACPE-UE. Grazie Laura per essere qui con noi, ti do del tu, perché siamo certo più o meno coetanee. Bene, se ci parli un po' della tua vita in Parlamento, la tua esperienza e di quello che ti occupi nello specifico, grazie. Allora, innanzitutto ancora grazie per avermi coinvolto insomma, in questa iniziativa, in questa bella giornata. Io sono stata eletta nel 2014 e insomma, diedi la disponibilità appunto in queste commissioni da te citate proprio per il mio background, perché comunque prima di essere eletta io ho studiato diritto, sono avvocato penalista, sono ricercatrice nell'ambito insomma della tutela dei diritti fondamentali, per cui mi faceva piacere poter cercare di mettere in pratica quanto studiato e un po' di esperienza maturata in ambito lavorativo poterla mettere a disposizione nell'ambito poi dell'esperienza politica che mi accingeva ad iniziare. Ed è una bellissima esperienza quella che si è conclusa nel primo mandato, quindi nel 2019, ed è ripartita poi sempre nel 2019 con il mio secondo mandato. Un'esperienza in cui ho avuto modo di occuparmi di diversi regolamenti, a partire da quello sul contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, di cui mi sono resa promotrice nell'ambito del Parlamento europeo, perché diciamo che l'idea nacque in occasione della visita della Commissione antimafia del Parlamento italiano. Ecco, venne l'allora presidente al Parlamento europeo in audizione e nacque un dibattito su cosa potesse fare l'Unione Europea per contrastare le mafie e la corruzione chiaramente su tutto il territorio comunitario. Quindi da lì presentai questa proposta di relazione di iniziativa legislativa che poi ebbe seguito e fu approvata dal Parlamento europeo a larga maggioranza. E fu insomma, un passaggio importante perché per la prima volta si sancì la necessità di dotarsi a livello europeo di un reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. E sappiamo quanto invece vi fosse una certa refrattarietà ad affrontare questo tema in ambito europeo, di come fosse visto ancora circoscritto in ambiti nazionali, no? Come se fosse un fenomeno che riguardasse soltanto l'Italia o specifici territori.
Quindi questo fu un risultato importante sul quale sto continuando a lavorare, perché chiaramente c'è ancora molto da fare, ancora siamo distanti dall'avere poi una vera e propria legislazione in materia, però ci sono stati dei passi in avanti anche con la creazione della Procura Europea, che ancora ha un mandato limitato alle frodi agli interessi finanziari dell'Unione Europea, ma stiamo cercando di una volta che insomma diventa sempre più operativo, ecco, stiamo cercando di ottenere un ampliamento del suo mandato anche al terrorismo e alla criminalità organizzata e alla corruzione. E poi un altro tema di cui mi sono occupata molto, per il quale sono stata relatrice di diversi regolamenti, dal regolamento di Dublino al regolamento sulle procedure comuni per l'esame delle domande di protezione internazionale, è appunto quello della gestione dei flussi migratori. Un tema molto delicato, spinoso, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma soprattutto da un punto di vista politico, perché, come sapete meglio di me, insomma, è un tema che divide molto, che crea molte fratture e sul quale quindi bisogna lavorare tanto, perché ancora purtroppo non siamo arrivati ad avere un sistema comune europeo di asilo degno di essere chiamato tale. Sì, infatti noi abbiamo avuto modo comunque di intervistare alcuni immigranti che sono arrivati in Europa, e abbiamo parlato appunto delle differenze di accoglienza che ci sono e che comunque non riescono ad essere omogenee. Si parla tanto di Europa, ma in verità da questo punto di vista è vero, siamo un po' ancora molto divisi sul tipo di accoglienza che si dà. Bene, vorrei passare subito con le prime domande e passo la parola a Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Cosa prevede il nuovo patto europeo sull'immigrazione e asilo? Ecco, ancora siamo a livello di una proposta, nel senso che è la Commissione europea che ha proposto questo nuovo patto proprio per cercare di sbloccare uno stallo che si era creato in seno al Consiglio europeo. Dovrebbe prevedere, parlo al condizionale, una equa ripartizione delle responsabilità, dovrebbe prevedere una solidarietà, per così dire, obbligatoria nella gestione dei flussi migratori tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Però di fatto, insomma, andando a studiare le singole proposte legislative che compongono questo nuovo patto, sono 5 nuove proposte legislative, purtroppo, insomma, ci si è resi conto che ancora ci sono dei forti limiti. In particolare questi limiti riguardano il fatto che si parli di solidarietà obbligatoria, che già, se vogliamo, rappresenta pure un fallimento in termini, perché non si dovrebbe obbligare ad essere solidali, ma la solidarietà dovrebbe essere, voglio dire, un pilastro, un caposaldo del funzionamento dell'Unione Europea. E di fatto poi, ecco, studiando queste proposte legislative ci si rende conto che non è nemmeno obbligatoria, perché in caso di violazione, nel caso in cui uno Stato membro dovesse rifiutarsi di accogliere dei migranti, non sono previste ad esempio delle sanzioni, se non magari far scattare poi una procedura di infrazione che, come sappiamo, prevede tempi molto lunghi e anche poi dei costi che ricadono sui cittadini stessi. E ci sono ancora degli oneri e anche sono previsti degli step aggiuntivi, delle procedure amministrative aggiuntive a carico dei paesi di primo ingresso come l'Italia, per cui chiaramente ancora una volta si è creato uno stallo in seno al Consiglio, cioè quella stessa situazione che si intendeva sbloccare e superare con la presentazione di questo nuovo patto si è invece ripresentata forse in forma ancora più forte, e vediamo oggi quindi una sorta di divisione in tre dell'Unione Europea tra paesi del Sud Europa, paesi del Nord Europa e paesi dell'Est Europa. E noi come Parlamento europeo chiaramente siamo già partiti con i lavori, stiamo cercando di lavorare in modo da presentare degli emendamenti, insomma da modificare queste proposte e rendere, quindi attuare quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che prevede equa ripartizione delle responsabilità e solidarietà nella gestione dei flussi migratori, e ci auguriamo, insomma, che si riesca ad ottenere un buon risultato nel più breve tempo possibile. Grazie Laura e buon lavoro allora. Grazie, grazie. Bene,
Antonietta, a te. Buongiorno, salve. Buongiorno. Io volevo chiedere se ci può dare informazioni sulla delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica. Sì, si tratta di una delegazione molto importante, che è una delegazione legislativa. Che cosa significa? Che se ci sono sostanzialmente nell'ambito europeo delle delegazioni dell'Unione Europea presso i paesi terzi, che però non sono legislative, quindi ci sono magari degli accordi, delle risoluzioni che non hanno carattere vincolante, nell'ambito dei lavori dell'Assemblea paritetica tra Unione Europea e ACP, ovvero Africa, Caraibi e Pacifico, quindi comprende tutti i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, si legiferano appunto dei testi che hanno valore vincolante e che sostanzialmente rappresentano degli accordi, delle azioni, delle iniziative estremamente importanti nei rapporti appunto tra l'Unione Europea e paesi terzi di Africa, Caraibi e Pacifico. È una delegazione che è divisa poi in commissioni, commissione sociale, la commissione economica di cui sono stata presidente nella passata legislatura, e sostanzialmente dibatte quindi dei diversi temi che riguardano i rapporti tra Unione Europea e questi paesi terzi, in particolare tutte le iniziative che possono rappresentare uno sviluppo per quei paesi terzi, un contrasto alle situazioni, quindi non soltanto di povertà economica, ma anche ad esempio di povertà educativa, quindi garantendo programmi per il diritto allo studio, contrasto alla corruzione, perché sappiamo che vi sono ancora molti paesi che insomma soffrono i limiti, no? di un'infiltrazione della corruzione importante anche nelle istituzioni stesse, quindi questo limita chiaramente le occasioni di sviluppo e di emancipazione di quei territori. E poi anche in ambito infrastrutturale, insomma, ci sono diverse iniziative che vengono finanziate e sovvenzionate da parte dell'Unione Europea. Bene, grazie. Grazie a voi. Daniele. Buongiorno, volevo Buongiorno. Chiedere le massime ambizioni per un europarlamentare e quali sono le sfide e le difficoltà quotidiane che affronta? La massima ambizione è chiaramente quella, cioè, almeno per me, è quella di riuscire ad ottenere dei risultati, no? Quella di concludere il mandato ottenendo quanto più possibile dei risultati importanti, insomma, per il proprio territorio. Può sembrare scontato, banale, ma non lo è se si considera che insomma, nella passata legislatura eravamo 730 deputati, in questa legislatura con l'uscita del Regno Unito siamo poco più di 700. Ed è estremamente difficile quindi ottenere dei risultati, perché bisogna mediare all'interno del proprio gruppo politico di appartenenza, bisogna mediare all'interno poi della commissione parlamentare di appartenenza con i diversi gruppi politici presenti, e una volta ottenuta magari l'approvazione di una proposta, che può essere una relazione di iniziativa legislativa piuttosto che un regolamento o una direttiva, c'è lo step successivo dell'approvazione da parte della seduta plenaria, quindi dell'intero Parlamento europeo. E una volta poi votata e approvata da parte del Parlamento europeo, riparte la negoziazione con le altre due istituzioni europee, Commissione e Consiglio. Quindi capite bene che se magari in ambito italiano un parlamentare italiano ha la possibilità di presentare un disegno di legge e nella misura in cui si riesce a trovare una maggioranza, quel disegno, quella proposta di legge può diventare legge con tutti i compromessi chiaramente da trovare, le negoziazioni da affrontare. In ambito europeo è ancora più complesso, perché si ha a che fare con prima 28, attualmente 27 paesi, quindi la negoziazione diventa ancora più complessa, perché non riguarda
solo chiaramente il proprio paese, ma riguarda le forze politiche di 27 paesi. Quindi questo sicuramente per quanto riguarda l'approvazione di una legge, quindi parliamo di regolamenti, di direttive, ma anche per quanto riguarda un singolo emendamento nell'ambito di un testo normativo. Quindi queste piccole cose che a volte sono delle piccole vittorie che è anche difficile comunicare ai cittadini, perché chiaramente poi i cittadini ti chiedono sì, ma quindi per me cosa cambia da domani, quali sono le modifiche che io vedrò nella mia vita quotidiana, e di fatto non è spesso un impatto che si può vedere dall'oggi al domani, ma richiede del tempo per la ricezione da parte del singolo Stato membro. Ecco, però sono delle piccole vittorie, dei piccoli risultati che richiedono un lavoro di insomma costante, lungo, e che poi magari nel tempo può essere più compreso. Quindi la massima ambizione per me è quella di, ripeto, riuscire ad ottenere questo tipo di risultati da un punto di vista, quindi, come dire, di attività nell'ambito delle commissioni parlamentari di cui faccio parte. E poi questo vale proprio in termini generali, la mia ambizione è quella di portare all'interno delle istituzioni la voce dei cittadini. Anche questo, voglio dire, può sembrare un po' uno slogan, ma ho cercato veramente di metterlo in pratica in questi primi 6 anni di mandato. Come? Non soltanto restando in continuo contatto con le persone e cercando poi di rappresentare magari problematiche che mi venivano denunciate, cercando di rappresentarle nelle istituzioni, con interrogazioni alla Commissione europea, con proposte di risoluzione, con emendamenti nell'ambito dei testi normativi. Ma anche coinvolgendo, organizzando diversi incontri e coinvolgendo soprattutto i giovani in visite al Parlamento europeo, accompagnate sempre da, cioè non come viaggetto turistico a vedere il Parlamento europeo, ma accompagnate sempre da seminari, da incontri con funzionari della Commissione europea o dello stesso Parlamento, in modo da far conoscere insomma realmente le istituzioni europee, il lavoro che si porta avanti all'interno delle istituzioni, cosa può fare un cittadino, come renderlo sempre più partecipe. Ecco, su questo pure nell'ambito della relazione sulla trasparenza di cui sono stata relatrice ho presentato diverse proposte per coinvolgere quanto più possibile i cittadini, perché spesso ci si chiede cosa fa l'Unione Europea. A cosa servono queste istituzioni? Dov'è l'Unione Europea quando deve dare delle risposte anche nell'immediato? E allora è importante che i cittadini vengano informati e abbiano gli strumenti per informarsi. E quindi, ripeto, per me la battaglia sulla trasparenza e sulla partecipazione dei cittadini rappresenta un altro caposaldo, diciamo, della mia attività parlamentare. Quindi per me la massima aspirazione è quella di riuscire a trasmettere quanto più possibile il lavoro che sto portando avanti, coinvolgendo i cittadini, recependo le loro richieste e facendole valere all'interno delle istituzioni, e poi in termini estremamente pragmatici ottenere dei risultati rispetto all'attività parlamentare svolta. Bene, grazie Laura. Ultimi 8 minuti, ultime 2 domande. Edoardo, tocca a te. Salve onorevole. Buongiorno. Buongiorno. Lei si è messa in campo per l'ambiente e il territorio? Sì, assolutamente sì. Allora, in questo ambito tantissime, ho organizzato diverse iniziative sia in ambito, diciamo, normativo sia in ambito territoriale. Mi spiego meglio. Nella passata legislatura sono stata vicepresidente della commissione giuridica e sono stata relatrice di questa relazione che riguarda la responsabilità in caso di danno ambientale. Sostanzialmente si tratta del lavoro per implementare la direttiva che si basa sul principio chi inquina paga.
e sappiamo quanto purtroppo questo principio non trovi poi effettivamente attuazione, sappiamo quanto di fatto venga disatteso, perché magari le imprese che pongono in essere delle attività inquinanti poi di fatto, non lo so, falliscono e non possono più ripagare i danni e ripristinare lo stato dei luoghi che sono stati già inquinati. Ma soprattutto ciò che è più grave è che nel momento in cui si creano dei danni ambientali, si creano dei danni alla salubrità ambientale e dunque alla salute dei cittadini, che sono due cose strettamente connesse. E dunque, insomma, in quell'ambito avevo presentato diverse proposte proprio per agire a livello preventivo piuttosto che ex post, quando oramai il danno è stato commesso e diventa quindi estremamente difficile andare a restituire oramai la salute ai cittadini che è stata compromessa. E che chiaramente non può essere ripagata soltanto in termini economici. Proposte che andavano, ripeto, nel senso di andare a prevenire questi danni in ambito ambientale e semplicemente garantendo un monitoraggio con l'iscrizione ad un registro obbligatorio per tutte le imprese che pongono in essere delle attività potenzialmente inquinanti, la creazione di un fondo a carico sempre delle imprese che pongono in essere attività inquinanti, in modo tale che in caso di fallimento vi sia comunque un fondo economico dal quale attingere senza far ricadere i costi anche sulle tasche dei cittadini. O ancora mettere in campo delle politiche di premialità per quelle imprese che invece pongono in essere delle attività più virtuose, che non inquinano e che quindi dare dunque degli incentivi per prevenire qualsiasi tipo di danno ambientale. Insomma, erano diverse le proposte, alcune delle quali sono state accolte, attualmente le ritroviamo. Le ritroviamo nelle direttive in materia ambientale, su altre ancora si sta lavorando e proprio in questi giorni è stato votato nell'ambito della commissione giuridica un nuovo parere proprio sulla responsabilità legale in materia di danno ambientale. E poi, a parte, diciamo, questa attività normativa, ho portato avanti diverse denunce, ho anche una petizione sul ciclo dei rifiuti nella mia regione in Calabria, ho ancora denunce riguardo alla depurazione delle acque, iniziative di promozione che vanno nel senso di attuare quanto previsto dal Green New Deal. Bisogna dedicare, ecco, per concludere, una grandissima importanza alla tutela dell'ambiente, perché, ripeto, tutela dell'ambiente e tutela della salute sono strettamente connesse e dunque è necessario focalizzarsi e concentrarsi quanto più possibile su questi due temi, che infatti non a caso rappresentano le sfide del New Green Deal e dunque i temi su cui si concentrerà l'attività politica delle istituzioni europee da qui in avanti. Grazie. Adesso do la parola a Gianni Petrizzo. Laura, allora io sarò brevissimo. Mi piacerebbe sapere da te il consiglio da dare a questi giovani. Se tu avessi 30 anni e quindi la loro età, con i vantaggi che ci sono grazie alla rete internet di arrivare in Europa, ecco, questo lo abbiamo fatto grazie alla rete. Allora, il consiglio che daresti a questi ragazzi, e soprattutto in virtù del Recovery Fund, che potrebbe dare, secondo me, delle opportunità, cosa dovrebbero fare? Ma io l'unica cosa che mi sento di dire è cercare di potenziare quanto più possibile le proprie esperienze professionali, lavorative, viaggiando, confrontandosi con altri paesi e cogliendo le opportunità che da qui in avanti arriveranno, che già, insomma, esistono all'interno dell'Unione Europea, ma che ancor di più arriveranno da qui in avanti con il Recovery Fund, con il React-EU, insomma, con tutta una serie di programmi volti a sostenere il mercato del lavoro e quindi programmi di formazione e di ricerca e di sviluppo.
credo che sia estremamente importante, ecco, per dei giovani che purtroppo si ritrovano ad essere fortemente penalizzati sia in ambito nazionale da un tasso di disoccupazione particolarmente alto che colpisce in particolar modo le donne. E sia in ambito europeo, in particolar modo, insomma, come conseguenza della pandemia. E dunque il consiglio che mi sento di dare è cogliere quanto più possibile le opportunità che arrivano dall'Unione Europea e mettersi in gioco e non demordere mai. Grazie Laura. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, ahimè, è volato, è terminato. Gli ultimi secondi proprio per farti un grande saluto e dirti grazie per averci dedicato del tempo. Grazie a voi, è stato un grandissimo piacere per me. In bocca al lupo per tutto. Crepi, e da ANG Radio Agropoli Generation è tutto. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.